parte che ci porti direttamente da Fabriana, che ci porti direttamente a Sassoferrato. Insomma, non sono venuto qui a raccontarvi qual è l'elenco delle opere che dobbiamo fare, perché potrei anche dirvi, e l'ho dichiarato poco fa in una conferenza stampa che abbiamo fatto a Fermo, che l'intenzione del Ministero è, badate bene, il governo non si occupa di movimenti elettorali, il governo si occupa delle necessità del Paese. Perché nell'accordo che abbiamo fatto, che abbiamo messo sul tavolo ad Aspi, uno dei punti delle priorità che gli abbiamo messo è quella della realizzazione della terza corsia dell'A14. Per cui quando la nuova Aspi sottoscriverà quell'accordo e dirà di sì a tutta una serie di questioni, via il Benetton, rinuncia a tutti i contenziosi, 3 miliardi e mezzo di penali, 14 miliardi di investimenti, nei 14 miliardi di investimenti, nei primi 5 da realizzare nei primi 3-4 anni, ci siete voi, c'è questo territorio, e non l'abbiamo scritto quell'accordo lì quando c'erano le elezioni da programmare qui nelle Marche, l'abbiamo scritto quando c'era una necessità del territorio reale e l'abbiamo voluta rappresentare come governo ad un'azienda che l'avrebbe dovuto fare e che non l'ha mai fatto. Questo allora è il senso di un governo che non si occupa di movimenti elettorali, ma che si occupa invece di reali necessità del Paese. L'abbiamo sempre interpretato in questo modo. Io per questo mi sono venuto a dire questo. E tutte le volte che realizziamo una strada, guardate bene, io vengo dalla Sicilia dove abbiamo una fame di strade e di ferrovie che non è neanche ve l'immaginate. E allora ogni volta che gli vengo a dire questo, non è la realizzazione della strada in sé che porterà l'opportunità, quello sì è vero, perché grazie all'infrastruttura si avvieranno aziende, si avvieranno investimenti, si avvieranno attività commerciali e quindi posti di lavoro, ma è la costruzione della strada stessa che porta benessere economico, investimenti, indotto e posti di lavoro. Allora quando oggi pomeriggio verso le 2 siamo andati ad Ancona a vedere il cantiere della Fincantieri e vedere che lì il direttore ci ha accolto dicendo beh, abbiamo questa richiesta al Ministero, e io sono andato lì a dirgli semplicemente guarda che quella richiesta che avete avanzato al Ministero per poter aumentare il vostro bacino di carenaggio allungato, per poter realizzare un altro molo, per duplicare il lavoro che avete, ve lo abbiamo approvato. I 40 milioni di euro su questo territorio ci arrivano, ci arriveranno, perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché il governo di questo paese hanno deciso di investire in un'azienda italiana che ci rende orgogliosi nel mondo di essere italiani. E lo facciamo prendendo un'azienda che in quell'indotto ha 3.000 posti di lavoro, perché ne ha 600 lei più 2.400 dell'indotto che lavorano lì dentro, e andando a gettare questi 40 milioni per fare gli investimenti, quando li avranno completati, quei 3.000 posti di lavoro diventeranno 4.500. E beh, sputaci ad altri 1.500 posti di lavoro in una zona come questa che servono davvero come fare. Noi stiamo facendo questo. Probabilmente qualcuno penserà che dobbiamo rivolgerci a qualcos'altro. Ho sentito in questi giorni, io non voglio toglierle le battute né a Paola né a Luigi sul referendum, però una cosa lasciatemela dire, un racconto piccolo veramente di qualche minuto. È stucchevole sentir dire alla televisione i Soloni che da 30 anni che mangiano di politica venirci a raccontare ora ah ma non è quello lì il privilegio che dobbiamo tagliare, tagliamoci gli stipendi. Ma come? Ma è 10 anni che vi rompiamo le scatole a tagliarci gli stipendi e non ci siete mai stati, è ora che vogliamo partire. E quale dovrebbe essere la cifra? Quale dovrebbe essere? Sommettiamo che cominceremo a litigare. 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, no, sono troppo pochi, 6.000. Allora sapete che c'è? La proposta la metto io sul tavolo. Ho incontrato una volta un senatore dell'Alabama, dello stato dell'Alabama, si chiama Mike Ball. Andatevelo a cercare. Mike Ball. Andatevelo a cercare. Lui ha presentato una legge che è diventata legge dello Stato dell'Alabama. Sapete che ha fatto? Li ha spiazzati tutti e il popolo era con lui. Ha detto, invece di decidere quanti soldi dobbiamo guadagnare, facciamo una cosa, lo stipendio del politico, l'indennità di carica del politico, la agganciamo al reddito medio annuo lordo dei cittadini. Così se il politico vuole guadagnare di più, fa stare meglio la gente. Altrimenti guadagnerà di meno se gli fa stare peggio i cittadini. E questo. E allora... Io voglio dirvi solo una cosa, il sì, il 20 e il 21 di settembre, non è soltanto un urlo di liberazione, sarà una grande risposta a tutti questi che adesso vanno in TV a raccontarci le cose che non sono, a raccontarci quello che loro nella loro vita non hanno mai fatto e che ora fanno finta loro di crederci e vorrebbero farmi credere a voi che loro ci stanno credendo per davvero. Non credetegli, lo so che è stato un po' contorto qui.
Però non credetegli, perché stanno mentendo per l'ennesima volta. Questa gente non solo che si terrà la poltrona, ma che se potrà, alla prima occasione, appena ci saremo girati un minimo dall'altra parte, cominceranno a aumentarsi di nuovo gli stipendi, altro che tagliarseli. Allora i privilegi, cominciamoli a tagliare un gradino alla volta. Tagliamo 345 parlamentari, che in Italia ne abbiamo davvero, veramente tanti. Grazie.